Il Crotone fa incetta di premi al gran gala top 11 di Serie B che si svolgerà lunedì 16 maggio a Rimini. Sarà la nona edizione e quest'anno avrà i giocatori del Crotone, saranno ben 7 tesserati rossoblu tra i protagonisti. La giuria, formata dagli allenatori del campionato cadetto, ha individuato tra i migliori 11 ben 5 giocatori che hanno condotto il Crotone allo storico approdo in Serie A. Si tratta di Cordaz, Ferrari, Martella, Ricci e Budimir. Poi ci sono anche Ivan Juric, che è stato indicato come miglior allenatore della Serie B, e Beppe Ursino come miglior direttore sportivo. Per chiudere in bellezza, il Football Club Crotone sarà premiato come migliore squadra dell'anno. Complimenti veramente, ed era una cosa alquanto logica, vista la splendida cavalcata che ha condotto la formazione rossoblu a vincere questo campionato. Un campionato che si appresta a vivere la 41esima giornata. Intanto sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in merito alla 40esima giornata, dove spiccano diverse cose. In primis la squalifica di ben 3 giornate a 2 giocatori, Calabresi del Brescia e D'Angelo dell'Avellino. 2 giornate sono state inflitte a Rosseti del Cesena e per una giornata sono stati squalificati Acampora, Giorico, Jacoponi e Nizzetto, rispettivamente dello Spezia, Modena, Entella e Trapani. I giocatori che non sono stati espulsi ma che erano diffidati, quindi salteranno la prossima giornata, sono Arini dell'Avellino, Bacinovici del Lanciano, Barilla del Trapani, Canini dell'Ascoli, Capelli del Cesena, Falletti della Ternana, Fazzi del Crotone, Gatto della Salernitana, Keita dell'Entella, Mazzitelli del Brescia, Petagna dell'Ascoli, Pisano dell'Avellino, Rajcevic del Vicenza, Sansone del Bari, Sensi del Cesena, Baliani del Bari, Vitale della Ternana. Facendo un po' il conto, il Trapani, prossima avversaria del Crotone il sabato pomeriggio, dovrà fare a meno di 2 giocatori, nello specifico di Nizzetto e di Barilla. Il Crotone invece dovrà fare a meno di Fazzi. Spicca anche la multa inflitta alla formazione della Salernitana, un'ammenda di 5.000 euro per quello che hanno combinato i tifosi, hanno lanciato diversi oggetti e rivolto cori insultanti verso gli ufficiali di gara. Insomma, questa parte finale di campionato comincia ad essere nervosa, e come non potrebbe essere altrimenti, visto che ci sono diverse squadre impelagate per la lotta per accedere ai playoff e per la lotta per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona caldissima della bassa classifica. Ma veniamo agli squali rossoblu, che continuano la preparazione in vista del match di sabato pomeriggio. Ieri allenamento della squadra con l'incontro al termine con le associazioni dei disabili della provincia di Crotone. È stata veramente una bella giornata, soprattutto per questi ragazzi e queste famiglie che hanno avuto la possibilità di vedere e di incontrare molto da vicino i propri beniamini. Tante foto e tanti abbracci e soprattutto tanti autografi. Crotone che era reduce dal bagno di folla del giorno prima, quando è andato a far visita alla località e alla comunità di Isola Caporizzuto, che era in festa per la festività della Madonna Greca. Anche lì è stata veramente una serata bellissima per i giocatori e per tutti quanti i presenti.